Ciao a tutti, come avevo promesso a tutti i genitori che mi seguono, oggi dedicherò questo nostro incontro virtuale su come motivare i figli a fare i compiti. Ma noi genitori abbiamo capito l'importanza e il significato di fare i compiti? Il significato di fare i compiti è rafforzare ciò che viene spiegato in classe durante la giornata. Il secondo grande significato dello svolgimento dei compiti da fare a casa è l'autodisciplina, aumentare il senso di responsabilità, aumentare la capacità di concentrazione e ovviamente potenziare le capacità organizzative del bambino. Altre due considerazioni importantissime. Sappiate che tutti i genitori del mondo vorrebbero avere la bacchetta magica per motivare i loro figli e per far aumentare nei loro figli l'entusiasmo nel momento in cui bisogna affrontare i compiti. Quindi tutti siamo accomunati da questo aspetto, chi più, chi meno. Quindi sii consapevole del fatto che alla maggior parte dei bambini di tutto il mondo non piacciono in modo particolare i compiti, perché sottraggono del tempo al loro gioco, alla loro libertà. Esistono dei metodi che ci possono aiutare per creare un clima favorevole. Guardiamoli insieme. Primo consiglio: fai scegliere ai tuoi figli l'orario di svolgimento dei compiti. Ovviamente ponendo un limite che può per esempio essere prima di cena. Chiedere al bambino o alla bambina quali sono i compiti più complessi, individuarli con lui e iniziare proprio da quelli. Iniziando dai compiti più complessi, il bambino avrà più energia, più entusiasmo e più disponibilità all'apprendimento. Provate ad individuare con i vostri figli un nuovo nome per definire i compiti. Un nome che potrebbe essere legato più all'apprendimento, allo studio. Trovando e adottando una parola nuova si rompe uno schema. Parla con tuo figlio o con tua figlia del significato che ha lo studio e come lo studio lo potrà aiutare da grande, partendo dalle prime nostre riflessioni, cioè il significato che i compiti hanno. Mettete via i telefoni, anche il vostro, quindi non chattate, non scrivete, non parlate al telefono nel momento in cui il bambino sta facendo i compiti. Questo vale per qualsiasi supporto tecnologico. Accordatevi su un programma con lui e non modificatelo mai. Ricordati di ricompensare e apprezzare quando tuo figlio o quando tua figlia lavora e studia. Spero come sempre che questo video ti possa aiutare. Ciao!